Giulia De Lellis contro Diamante, se parlo disintegro volti. Giulia De Lellis e Andrea Diamante hanno fatto parlare molto di sé per via della loro storia d'amore, una relazione che sembrava essere eterna. La coppia infatti, era considerata una delle più solide dello spettacolo, tanto che più volte si era parlato di matrimonio per i due. Inoltre i loro fans, che sono davvero numerosi, li tenevano un esempio da seguire tanto apparivano innamorati ed in grado di superare qualsiasi ostacolo. Purtroppo, l'apparenza ha ingannato e non poco, visto che poche settimane fa, i due si sono detti addio e lo hanno comunicato ai propri fan sui social senza però dare spiegazioni sul motivo della loro improvvisa rottura. Ora, tutti i nodi stanno venendo al pettine e la De Lellis è arrivata al punto di scagliarsi contro il suo ex utilizzando parole molto forti che lasciano ben intendere tutta la sua delusione per la fine di una storia che sembrava una favola. Giulia De Lellis furiosa con Diamante. Nei giorni scorsi, è stato il DJ Lunga, Andrea Diamante ad iniziare una sorta di guerra a distanza con la sua ex, Giulia De Lellis, lanciando alcune frecciatine attraverso i suoi canali social. Il giovane aveva scritto su Instagram che in realtà lui è un tipo ben educato ed è così che lo hanno conosciuto, ma per amore, spesso ha dovuto subire l'esuberanza di chi condivide senza filtri anche le cose più intime. Il DJ Lunga ha continuato scrivendo che ha lasciato fare solo per amore, ma che ora non è più disposto e che risponderà nelle sedi opportune alle calunnie e che questa è la sua prima ed ultima dichiarazione pubblica. Il post gli ha causato non pochi problemi ed è anche stato attaccato da Gwendalina Canessa, amica di Giulia De Lellis, che ha deciso di rispondere in maniera piccata a quella che a tutti è sembrata una provocazione bella e buona. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così risposto a quanti le chiedevano il motivo che l'aveva portata a mettere fine alla sua relazione con il bel Diamante. La ragazza, stanca delle continue domande, ha detto che in tutta questa storia, nessuno parla perché non conviene ed è una cosa elementare. Ha poi aggiunto che se lo facesse lei, potrebbe disintegrare volti, ma che non ha nessuna voglia, in quanto si reputa una persona migliore. Subito dopo, rivolgendosi direttamente al suo ex, ha detto: "Mi rivedrà l'anno del mai". Ma lui lo sa molto bene ed ora lo sapete anche voi. Così qualche anima bella se ne farà una ragione come ho dovuto fare io.